ci hanno dati Gesù e Maria. Allora, questa domenica cominciamo a approfondire un po', proprio nel Vangelo secondo Marco, alcune delle parabole del regno cosiddette. Oggi ne abbiamo viste due delle diverse contenute in questo Vangelo. Tra l'altro una, la prima delle due, la parabola del cosiddetto seme che cresce da solo, è proprio esclusiva solo dell'Evangelista San Marco, la riporta soltanto lui tra tutti e quattro gli evangelisti, quindi ha un messaggio particolare e importante. Una piccola premessa per comprendere questi passi del Vangelo. Che cos'è anzitutto il Regno di Dio? Perché queste parabole sono delle similitudini per descrivere il Regno di Dio. Il Regno di Dio è un fatto molto molto semplice. Il Regno di Dio è un luogo dove Dio regna, d'accordo? Quindi che cosa significa? A chi è rivolto il Regno di Dio? Il Regno di Dio, come ogni regno, ha dei sudditi, quindi delle persone che obbediscono al re. Attenzione, obbediscono al re perché lo conoscono, perché lo riconoscono come tale, perché accettano di farlo regnare su di loro. Queste sono le caratteristiche del Regno di Dio, Il Regno di Dio non è una dittatura, d'accordo? O un qualche cosa che si impone con la forza. Dio desidera regnare sui cuori dei suoi figli per il loro bene, e perché questo accade è necessario che i suoi figli lo conoscano, lo accettino, anzi lo invitino ad essere il re della loro vita. Per noi figli di Dio, dire, come dicevano in Messico, viva Cristo Re, riconoscere che Gesù è il re della mia vita, quindi è colui che comanda e a cui voglio obbedire, è un onore, è un titolo di onore, è una gloria, non è una cosa né brutta né tantomeno di cui vergognarsi. Allora, come nasce questo regno di Dio? Se adesso è un sistema, queste parabole non sono altro che il modo che ci fa comprendere come Dio fa arrivare a noi il mistero del suo regno. Premessa: nell'antifono al Vangelo abbiamo letto queste parole dopo il canto dell'Alleluia. Allora, il seme è la parola di Dio, già ci abbiamo fatto l'interpretazione. Il seminatore è Cristo, quindi già ci abbiamo due chiavi di interpretazione. Quindi quando sentiamo Gesù che dice il regno di Dio è un uomo che getta del seme sul terreno, già abbiamo capito due terzi, no? Chi è il seminatore? È Cristo. Cos'è il seme? La sua parola. Cos'è il terreno? Noi. E poi mi spiega, no? Ecco. Allora, già comprendendo queste cose, prima di entrare nel merito della prima parabola, ma non solo facciamo in tempo a fare anche la seconda, se no la lasciamo alla seconda omelia, ci sono tre cose da approfondire. Uno, Cristo è il seminatore. Allora, noi oggi dobbiamo, nel segreto del nostro cuore, ma veramente, non per scherzo, chiederci chi è Gesù per me. Ce lo siamo mai, ma veramente noi non possiamo accontentarci oggi meno che mai, come dire, di una vita di fede un po' così, cioè un po' vaga o forse un po' ereditata dai nostri genitori, dalla nostra tradizione, dalla nostra cultura italiana, tutte quante cose buone. Ma se uno ti viene a chiedere, senti un po', voglio avvicinarmi al cristianesimo, dimmi un po', ma chi è Gesù? Tu che gli rispondi? C'è bisogno, queste sono domande che, capite, perché la parola si fonda anche per noi oggi, no? Perché è chiaro che se io ho un'alta stima di Gesù, se credo veramente che Gesù è il figlio di Dio, è un discorso. Se io non ho manco troppo le idee chiare su chi è Gesù, è chiaro che tutto quanto il resto del discorso ci deve fare abbia un po' di consistenza, insomma, dei campi, no? Due, la parola di Gesù, quindi il seminatore è Gesù, il seme è la parola. Io al termine della lettura del Vangelo ho detto parola del Signore, non parola di Don Leonardo, per carità, anche perché Don Leonardo ha prestato la voce a questa parola perché oggi fosse viva in mezzo a noi, quando si proclama la parola nell'assemblea, così come i lettori hanno fatto lo stesso servizio per la prima lettura e per la seconda lettura. Allora, San Girolamo, che era uno dei padri della Chiesa Latina, uno di quelli che stanno rappresentati nella nostra splendida
abside sopra il coro, abbiamo quattro padri della Chiesa Latina, che sono San Girolamo, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio e San Gregorio Magno, sono tutti affrescati lì dietro. San Girolamo è stato un grande esperto della Sacra Scrittura e San Girolamo diceva nelle sue prediche queste testuali parole: l'ignoranza delle scritture, tra parentesi, in particolare del Vangelo, è ignoranza di Cristo. Come faccio io a sapere chi è Gesù e cosa pensa? Mi sento in giro le prediche, i discorsi di Tizio, Gaio, Sempronio, di quelli che ne dicono tutti i colori, insomma, oppure di qualche veggente, oggi sono stato tutto su internet. Prendi sto benedetto Vangelo una volta buona e dagli una lettera. Sapete che il Papa un po' di tempo fa ha detto: se volete fare contento, volete farmi contento, prendete il Vangelo e leggete. Seconda domanda da fare, no? Voi sapete che i Vangeli con gli atti degli Apostoli vengono regalati ai bambini della prima comunione. Allora una volta si faceva così. Domanda: voi avete mai letto il Vangelo dalla prima all'ultima parola? Matteo, Marco, Luca e Giovanni. È una cosa che si può fare. Il risultato è, non dico tanto la Bibbia, che insomma è un'impresa. Almeno a provarci, se ci capisco qualcosa, non ci capisco. Perché guardate che la parola di Gesù è viva, è attiva, non ci serve da essere laureati in teologia. Certo, magari una persona che si approccia al Vangelo non capisce subito tutto, ma se lo fa con amore, in un contesto di preghiera, bastano anche 5 minuti al giorno. 5, non dico tanto. Te prendi 3 versetti, te li leggi, dici: ma che vuol dire Gesù? E te li porti durante la giornata. Ottimo esercizio, perché con 3 versetti al giorno, volando, si è letto tutti quanti i Vangeli, per esempio, no? Quindi quanto vale per me la parola di Gesù? Ecco, perché il regno di Dio nasce in questo modo: c'è un seminatore, c'è un seme, poi ci sta il terreno, cioè noi. Allora, io ricordo sempre le parole di un mio caro amico sacerdote, molto molto, a cui voglio molto bene, che diceva sempre queste cose: se io prendo il seme della più bella pianta di tutto quanto l'universo e lo butto qui sotto, su questo bellissimo pavimento di cotto, cosa fa quel seme? Il seme lo devi mettere dentro la terra, ecco, tra l'altro una terra lavorata, fecondata e poi coltivata. C'è un'altra parabola, una di queste più famosa, che è la famosa parabola del seminatore, dove Gesù spiega proprio: attenzione, che bisogna vedere che fine fa la parola che semino. Qui già presuppone che tutte e due le parabole, che almeno sia venuta nella terra. Cosa vuol dire la terra? Che ci sia un cuore che gli interessi. Vedete, abbiamo rivoltato un pochino il Sacro Cuore di Gesù, no? Questo perché non ha partecipato alla Santa Messa del Sacro Cuore l'8 di giugno, no? Voi sapete che la Chiesa dedica il mese di giugno al Sacratissimo Cuore di Gesù. Tutto il mese c'è una solennità. Questa cosa dipende dalle alcune rivelazioni che Gesù stesso fece nel 1600 ad una grande santa e mistica francese, Santa Margherita Maria de Coq, che la Chiesa l'ha presa talmente tanto sul serio da farci una solennità liturgica da dedicarci il mese. Sapete cosa dice? Abbiamo meditato giovedì scorso durante l'ora santa. Gesù in queste apparizioni dice: guarda, il mio cuore ama infinitamente gli uomini, a tutti voi che siete qui, solo che la stragrande maggioranza degli uomini non ci fa il minimo caso, non ci pensa. E ha detto a questo: tu devi sapere che io, se sapessi che gli fa del bene agli uomini, tornerei sulla terra e soffrirei 100 volte tanto quello che ho sofferto nella mia passione. Ma questo non servirebbe a niente. Ma sappi che mi fa più male, ascoltate bene, l'indifferenza e l'ingratitudine degli uomini di tutte le pene che ho sofferto nella passione. Hai tu? Capite? Perché, e guardate che oggi purtroppo questo taglio dell'indifferenza, cioè l'ho detto tante volte, fino a 20-30 anni fa c'erano le ideologie ateiche, le grandi ideologie ateiche del secolo scorso, che quindi combattevano il cristianesimo e la Chiesa, ritenendoli dannosi, quindi li dobbiamo distruggere, d'accordo?
i comunisti puri e puri, non quelli che girano adesso che sono i post comunisti, ma quelli di un tempo, avevano come programma l'ateismo sistematico, cioè io devo distruggere il cristianesimo e la chiesa, perché questo è dannoso per l'uomo. E quindi c'era proprio una guerra, d'accordo? La guerra aperta. Stalin ha fatto cioè ti portava nei campi di concentramento se tu non rinnegavi il cristianesimo, non è che scherzavo. Oggi non è così. Oggi nessuno fa una guerra aperta, feroce, salvo in qualche posto del mondo, come sapete, dove stanno i fondamentalisti che purtroppo ammazzano i cristiani, ma in Occidente non c'è una situazione di questo genere. Ma sapete qual è? Oggi c'è l'eutanasia della fede. Muore senza che nessuno se ne accorga. Sapete come muore? Col gelo dell'indifferenza, cioè non gli importa niente a nessuno. I parroci, io sono parroco, ma questa è una piccola comunità, quindi è chiaro che lavorare in una piccola comunità è sempre più difficile, ma nelle grandi comunità uguali, molti parroci stanno, che è come dire, stanno depressi perché ci provano a montarsene di tutti i colori per sensibilizzare le persone, per avvicinarle al Signore. A volte guardate, cioè io non voglio fare Cicero con l'uomo suo, sono il primo a dire che noi sacerdoti dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. E non è facile oggi mettersi al servizio di tutti, però io dico che conosco sacerdoti che danno veramente l'anima, la vita, e per un lavoro mastodontico si trovano a volte con un pugno di mosche in mano, perché dice, ma io che altro voglio inventare? Cioè, alla gente non gliene importa niente. Non voglio, ovviamente spero che queste cose non riguardino voi che siete presenti, no? Però penso che possiamo constatarli vedendo l'aria che tira in giro. Ma questo è un guaio, perché se non ci sta un terreno propizio, cioè uno che almeno dice va bene, Gesù, dava un attimo la porta del cuore, te sto a sentire, c'è qualcosa, perché basta che noi apriamo tanto così, il resto lo fa la grazia. La prima parabola di oggi, fermiamo lo sguardo soltanto sulla prima, che cosa dice? Che se tu apri un pochino la porta del cuore, quindi presti il tuo cuore come terreno e la lasci entrare, vedrai che piano piano, solo che tu dai tanto così, quella parola ti lavora dal di dentro e farà sbocciare tutto, anche in una maniera tale che tu manco te ne rendi conto. Perché? Perché la parola divina, a differenza della parola umana, noi facciamo tante chiacchiere, sapete come dice anche nel proverbio, no? Verba volant è scritta male, cioè le parole volano e gli scritti rimangono. Infatti quando dobbiamo fare qualcosa di legale lo dobbiamo mettere per iscritto e firmarlo, no? Quello che hai detto 2 minuti fa si è perduto con l'aria, ma la parola di Dio non è così. La parola di Dio ha la potenza creatrice, dice Isaia, ogni mia parola non uscirà da me senza aver prodotto gli effetti che io desidero. Quindi basta che una persona mi presti un pochino d'attenzione e già questo produrrà qualcosa, anche se poi non la mette in pratica, non si sforza, qualche cosa ti resterà. Capito quanto è importante? Ecco perché per esempio la Chiesa, adesso stiamo celebrando la Santa Messa non è la predica, d'accordo, come qualcuno pensa, la Santa Messa comincia dopo la predica, perché è la rinnovazione del sacrificio di Cristo, però prima della parte sacrificale c'è la liturgia della parola. Perché? Perché comunque prima di accostarsi al sacramento, la parola proclamata e la predicazione hanno lo scopo di ravvivare la nostra fede, che si ravviva di volta in volta, perché se noi rimaniamo tanto tempo senza ascoltare Gesù, senza ascoltare la sua parola, la nostra fede muore, e se la nostra fede muore, i sacramenti, che sono una cosa comunque grandissima e sublime, vengono sterilizzati, cioè non ci fanno nessun effetto se non trovano ad accoglierli un cuore disposto, preparato, pieno di fede, pieno di amore. Bene, chiediamo al Signore, per mezzo di Maria Santissima, che ci doni anzitutto questa grazia, ecco, di riconoscerti, cioè di avere questa gratitudine verso Gesù e di aprirgli le porte del cuore per dargli almeno la possibilità di farsi conoscere un po'. Prendiamo il Vangelo, ascoltiamo con attenzione la parola di Dio nelle nostre parrocchie. Qui qualcosa c'è, perché probabilmente altre parrocchie si informi. Procuriamo, se possibile, di partecipare a qualche momento formativo, biblico, di preghiera, di adorazione, perché altrimenti ci passano tante grazie dinanzi come se non ci fossero, quindi piovono, come dire, su cuori non sensibilizzati, che non sono aperti e quindi non possono produrre gli effetti. Ma basta dare tanto così al Signore
che Lui sa operare nella nostra vita, cose grandi. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.